Arriva questa inaugurazione questa mattina della terrazza sul mare, una vecchia rotonda ristrutturata, messa a nuovo, regalata ai mazzaresi. Beh, indubbiamente è un elemento che contribuisce molto al risanamento del nostro litorale. Abbiamo recuperato la rotonda nel senso che abbiamo eliminato tutto il manufatto che era diventato un ricettacolo di rifiuti, di insetti, anche pericoloso dal punto di vista igienico-sanitario, oltre che per la sicurezza dei bagnanti e dei cittadini. È diventata una bella cosa, una terrazza sul mare, un luogo nel quale poter passare anche un po' di tempo, magari leggendo un libro o soltanto osservando il tramonto. Per quanto possa sembrare una piccola cosa, non è una piccola cosa, in considerazione delle grandi difficoltà che abbiamo incontrato per le autorizzazioni e anche per gli aspetti legati alla staticità della stessa rotonda, che naturalmente è molto sicura. È una bella cosa e spero che la città di Mazara del Vallo l'apprezzi e soprattutto la utilizzi. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che abbiamo anche la possibilità da questa stessa terrazza di sentire come è molto migliorata la condizione legata al funzionamento del depuratore, perché l'aria è più che respirabile, sentiamo l'odore del mare, mentre per diversi giorni siamo stati costretti a sopportare gli atti delinquenziali di alcuni soggetti che, in spregio agli interessi collettivi, scaricavano reflui non compatibili con lo stesso depuratore. Con alcuni accorgimenti tecnici e con serrati controlli siamo riusciti a normalizzare la situazione e speriamo che riesca questa situazione ad essere perpetua per la nostra città, perché Mazara del Vallo è una bella città per noi e per i turisti. E di ieri la notizia della sentenza riguardo appunto il suo staff dal 2009 al 2011, se non mi sbaglio, cosa dire al riguardo? La Corte dei Conti sostiene che, poiché la Giunta Macaddino non aveva rispettato il patto di stabilità nel 2008 e in anni precedenti, la mia Giunta non avrebbe potuto fare le assunzioni dello staff che invece ha fatto. Io non sono d'accordo con questa sentenza, anche se questa è una sentenza d'appello, perché credo che la circolare del Ministero dell'Interno non possa valere soltanto per i ministri, debba valere anche per i sindaci in questo caso. Questa interpretazione non è quella che ha dato la Corte dei Conti, sono stato condannato al pagamento di 83.000 euro, io mi rivolgerò alla Cassazione e i miei avvocati chiederanno anche una valutazione di costituzionalità del provvedimento. Se sarò condannato pagherò, questo tanto guadagna molto un sindaco, no? E poi io guadagno moltissimo, beh, troverò modo e maniera per pagare anche gli stipendi che sono stati dati a persone che hanno lavorato, perché sia chiaro che non ho preso soldi per me, non si tratta del mio stipendio, si tratta dello stipendio che è stato dato a persone che hanno lavorato e grazie al lavoro di queste persone il comune si è arricchito. Si è fatto tanto parlare nelle ultime settimane, tutta l'estate, dalla situazione del depuratore. Oggi si inaugura questa terrazza sul mare. Cosa possiamo dire riguardo al depuratore che si trova proprio qui vicino al pennellone? Beh, diciamo che stiamo risolvendo il problema dei cattivi odori. L'altro ieri sono stati montati 45 augelli che servono per la nebulizzazione e a quanto pare funzionano. Come vedete, noi siamo qua, non ci sono cattivi odori, quindi questo già è una notizia importante per la città e soprattutto per gli abitanti che sono vicini alla zona Guarara. Adesso, entro lunedì, ne saranno montati 120 che effettueranno appunto questo processo di nebulizzazione e ritengo che abbiamo raggiunto un obiettivo importante. Comunque aspettiamo una settimana per avere la concretezza di questo risultato e speriamo che tutto vada per il verso giusto. Quali sono state le spese di sistemazione? Attualmente nessuna spesa perché la ditta la sta facendo a titolo gratuito e poi ci sarà una spesa irrisoria, ma ritengo che si aggirerà sui 7-8 mila euro, ci dicono, se tutto funzionerà per il verso giusto. Accanto a me Antonino Burgio dell'associazione Pro Boccarena, sezione giovanile. Oggi un grande traguardo per questa zona, si inaugura la terrazza sul mare e sentiamo in contemporanea che non ci sono cattivi odori oggi. Ma sì, noi stiamo raccogliendo delle cose positive, gli odori si vanno attenuando anche perché il comune si è adoperato per mettere uno strumento che serve appunto per abbassare questi cattivi odori. Auspichiamo e
spero sempre anche io che questa cosa, questo problema si vada man mano risolvendo. Come vedete, io voglio rassicurare i cittadini di Boccarena che il problema si sta risolvendo, speriamo appunto sempre di più che appunto si possa debellare definitivamente.